Ciao ragazzi, bentornati qui su Marco Verdoliva Tutorial, bentornati in questo breve video unboxing. Come potete vedere è finalmente arrivata la scheda video che ho acquistato settimana scorsa. Allora, si tratta di una GeForce RTX 2080, il modello della Zotac, il modello Amp Edition. Mi dispiace di non essere riuscito ad acquistare la 2080 Ti. Il prezzo è veramente alto, ragazzi. Immaginate che io ho comunque speso di tasca mia i soldi per prendere questa scheda che adesso andiamo ad unboxare. È leggermente differente rispetto ai modelli, diciamo, reference. Ho preferito prendere una custom perché il prezzo era molto molto simile al modello reference. Questa scheda l'ho acquistata tramite Amazon e l'ho pagata 880 euro, quindi immaginate quanti soldi io abbia speso. Ho recuperato 415 euro dalla vendita della mia precedente scheda, ovvero sempre una Zotac 1080 Amp. Infatti saluto Manuel, che vediamo in questa foto, in questo selfie, con la mia scheda che si è aggiudicato la 1080. Un saluto Manuel a te e un saluto e un abbraccio forte a tutta Genova. Allora, la confezione, solita confezione della Zotac, dove vediamo qui il logo RTX e dove posteriormente possiamo vedere alcune specifiche, varie immagini e varie situazioni. Tiriamo fuori la scatola della Zotac, che si presenta, diciamo, con questa sorta di rivestimento in plastica molto carino, che normalmente sulle precedenti edizioni non c'è. Qui abbiamo praticamente niente e dietro abbiamo un'immagine della Zotac, con la quale RTX 2080 triventola, ok? La andiamo ad aprire facendo attenzione di non rompere niente e l'andiamo, opla! Come prima cosa troviamo praticamente un libretto di istruzioni, ok, con varie caratteristiche, cose varie, queste cose che noi ovviamente non leggeremo praticamente mai. Andiamo a tirar fuori e questa la mettiamo un attimo da parte. Qui troviamo degli adattatori per quanto riguarda i connettori PCI Express. In particolare abbiamo un cavo da 6 pin che si divide in due Molex, un cavo da 4 pin che si divide in due da 6 pin, praticamente niente di che. Dentro non c'è più niente se non la scheda. Allora, la scheda che è questa, ok? E la tiriamo fuori in tutto il suo splendore. Eccola qua. Allora, è una bestia di scheda, occupa all'incirca 3 slot e mezzo. Abbiamo sul davanti 3 ventole, mi sembrano da 12 mm o da 10 mm, non ne sono sicuro. Allora, una cosa che già mi fa storcere il naso è che questa scheda viene spedita senza protezione in gomma sul PCI Express e senza i tappini, quelli là classici che troviamo all'interno dei vari slot, che come potete vedere sono 3 slot HDMI, 3 slot, scusatemi, di DisplayPort, uno slot HDMI e uno slot mini HDMI. Questa praticamente sarà la mia attuale scheda video, ok, sulla quale faremo tanti bei test, ok. Vedremo un po' finalmente queste schede video della Zotac, in generale queste RTX, come si comportano dopo che c'è stato tanto parlare e tanto chiacchierare. Per questo video unboxing è tutto, io vi lascio un saluto e ci vediamo presto in un prossimo video, dove
vedremo questo gioiellino all'azione. Un abbraccio a tutti, ciao!